Bentrovati, bentrovati in diretta su Tele4, quest'oggi vigilia del giorno del ricordo. Siamo qui per la diretta per documentare la presenza alla foiba di Basovizza, monumento nazionale collegato alle vittime delle foibe e dell'esodo, del presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra qualche istante ci collegheremo con Umberto Bosazzi, che sarà appunto in collegamento per farci sentire le parole del presidente del Senato La Russa, che passerà chiaramente a un momento solenne davanti al monumento di Basovizza per onorare i martiri delle foibe, e poi farà una visita anche all'interno del vicino centro documentale della foiba di Basovizza e chiaramente parlerà alla stampa. Vedremo anche chi ci sarà con lui, annunciati il sindaco, il presidente della regione. Noi ci colleghiamo con Umberto Bosazzi proprio dallo spazio antistante il centro documentale della foiba di Basovizza. Umberto, se mi senti, partiamo pure con il primo collegamento per fare il punto su quello che è il programma di questa mattinata, che appunto prevede la visita del presidente del Senato Ignazio La Russa alla foiba di Basovizza, la vigilia del giorno del ricordo, che tra l'altro seguiremo anche domani in diretta su Tele4 con quelle che saranno le celebrazioni ufficiali e i discorsi. Vedo Umberto sul posto, non lo vedo però ancora pronto al collegamento, eccolo qua. Umberto, prego, sei in diretta, se vuoi fare un po' il sunto di quello che è previsto in questa mattinata con il presidente del Senato La Russa. Non sento cose mie. Allora, rientriamo un secondo e saremo pronti fra pochissimo. Ricordiamo naturalmente che al termine di una breve cerimonia il Presidente del Senato si recherà a visitare l'adiacente centro documentale che ripercorre l'esodo istriano, fiumano e dalmata e le vicende del confine orientale. Il Presidente ripartirà subito per la capitale, mentre poco prima delle 9, insomma, domani saranno altre celebrazioni a Roma, mentre a Trieste vi sarà la consueta celebrazione del giorno del ricordo con i discorsi e con la messa da parte del vescovo, che è vescovo uscente, Crepaldi. Vediamo intanto le immagini delle autorità che stanno arrivando al centro documentale della foiba di Basovizza, tra l'altro area del centro documentale che è stata di recente rinnovata a livello diciamo di asfaltatura della strada, di messa in sicurezza dell'area esterna, insomma sono stati fatti diversi lavori di recente da parte del comune. La visita, l'arrivo del Presidente del Senato La Russa è previsto attorno alle ore 11:30. Ieri tra l'altro il governatore Massimiliano Fedriga è intervenuto a Roma nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati in occasione dell'intervento dedicato alla proiezione del film documentario prodotto dal Teatro Rossetti, Ricordare, portare al cuore. E allora, se dalla regia possiamo mandare in onda proprio questo servizio. È un percorso che è partito ormai da quasi 20 anni, ma che deve trovare ancora più spazio e maggiore presenza all'interno della storia riconosciuta del nostro paese europeo. Stamani a Roma il presidente della regione Massimiliano Fedriga così ha restituito ad una dimensione europea il significato del giorno del ricordo. Dopodomani, in diretta a partire dalle 10, Tele4 trasmetterà la commemorazione dalla foiba di Basovizza delle vittime dell'odio titino e del dramma dell'esodo. Nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, quest'oggi assieme al presidente dell'Assemblea Lorenzo Fontana, Fedriga ha assistito alla proiezione del docufilm Ricordare, portare al cuore, prodotto dallo Stabile del Friuli Venezia Giulia, accompagnati dall'onorevole Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d'Italia. Alla proiezione hanno assistito studenti delle scuole superiori
lavoratori provenienti da tutta Italia. Concludendo le proprie riflessioni, Fedriga si è soffermato su un altro aspetto collegato al giorno del ricordo e all'implicito riconoscimento di quei drammi. Penso che proprio grazie anche al riconoscimento dei drammi che queste terre hanno vissuto si possa costruire il futuro. Un futuro di pace, ovviamente di dialogo, come stiamo cercando, abbiamo cercato di fare in questi anni. Un percorso anche questo costruito nel tempo, ma che è stato coronato con la presenza del Presidente Mattarella e del Presidente Pacor sulla foiba di Basovizza. È un percorso che dopo è fatto della quotidianità, non soltanto dei grandi eventi, della quotidianità nei rapporti reciproci, della collaborazione oppure appunto delle grandi iniziative come Gorizia Nova Gorizia 2025. Allora, andiamo anche a presentare quello che sarà il giorno del ricordo di domani con quella che è stata la conferenza stampa di presentazione di quelle che saranno le iniziative appunto per il giorno del ricordo, servizio dal nostro telegiornale. Poi alle 11.30 vivremo appunto in diretta la visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa alla foiba di Basovizza con le interviste sul posto del nostro Umberto Bosazzi. Se possibile vediamo intanto allora il servizio relativo alla presentazione delle celebrazioni di domani e di tutte le iniziative collaterali che vengono realizzate a Trieste. È un problema sul computer. Allora, dunque, proseguiamo con anche ovviamente il ricordo del momento simbolico che come dire, ha cambiato un po' diciamo così, la storia chiaramente del nostro confine e delle nostre genti sul confine orientale con la visita alla foiba di Basovizza del presidente Mattarella e dell'omologo Borut Pacor, che fu replicata poi al monumento ai fucilati del Tigre. Intanto vediamo il servizio relativo alla presentazione del giorno del ricordo di domani. Sempre più un momento di riflessione e monito per le nuove generazioni. Il giorno del ricordo delle vittime delle foibe dell'esodo vivrà il momento centrale nella cerimonia di venerdì 10 febbraio alla foiba di Basovizza, che Tele4 trasmetterà in diretta. Ma le iniziative promosse da ben 16 associazioni e coordinate dal Comune di Trieste sono numerose, andranno avanti per più di un mese e sono soprattutto rivolte ai più giovani. Mi vuole essere un monito per quelle che sono gli impegni della nuova generazione a cambiare questo, quello che è successo. Quindi per questo è durato 40 giorni, dureranno questi 20 e più eventi che le 16 associazioni hanno organizzato e che sono frutto poi di un'attività didattica, come avete sentito, la partecipazione delle scuole. Numerosi ragazzi delle scuole vedranno venerdì sera 9 febbraio lo spettacolo Magazzino 18 di Cristicchi a Rossetti. Altri allievi saranno presenti alla cerimonia in foiba il giorno dopo, con inizio alle 10.30. Già il fatto che si fa di nuovo la cerimonia principale alla foiba di Basovizza è un fatto importantissimo. La foiba di Basovizza sta diventando un simbolo per tutti gli italiani, ma non solo. Dopo la presenza dei due presidenti Mattarella e il presidente sloveno alla foiba di Basovizza, questa è diventata in realtà anche un simbolo e un sacrario per tutti quei morti della Seconda Guerra Mondiale, oltre che gli italiani che subirono tante cose. Tra le altre iniziative in programma segnaliamo la mostra a cura dell'IRCI intitolata In esilio, atmosfere e propagande diverse, che mira a dare uno spaccato di quella che è stata la quotidianità degli esuli nei primi anni. E il 2023 sarà anche l'anno dell'inaugurazione del Museo della Civiltà Estriana, Fiumana e Dalmata al Magazzino 26 in Porto Vecchio, dove i lavori sono in fase di conclusione. Abbiamo fatto uno sforzo, un impegno, siamo all'IRCI, ormai siamo vicini, manca pochissimo, alcune cose ancora devono essere trasferite da via Torino e questo sarà un punto di riferimento. Allora, siamo in collegamento con Umberto Bosazzi dalla foiba di Basovizza, eccolo qua, prego Umberto, a te il riepilogo di quello che succederà.
Buongiorno Marco, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo, come tu hai detto, alla foiba di Basovizza. L'arrivo del presidente del Senato Ignazio La Russa è previsto attorno alle 11:30, secondo quello che ci hanno raccontato dal protocollo. La Russa deporrà una corona o sosterrà in raccoglimento davanti al monumento che adesso vi ha fatto vedere il nostro Franco Torricella, poi dopo sosterrà. Alle mie spalle vedete c'è il centro di documentazione, avrà un colloquio con il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salvertini e dopo probabilmente ci sarà un punto stampa. A ricevere il presidente del Senato sarà il sindaco Roberto Di Piazza, che è già arrivato, come sono già arrivate le autorità militari. Non sappiamo se sarà presente anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Abbiamo visto già per esempio appunto le autorità militari, dovrebbe esserci anche il prefetto. Adesso se credete magari noi ci spostiamo un attimo e andiamo a vedere se riusciamo a intervistare il sindaco Di Piazza, che ripeto è già arrivato, ed eventualmente poi sentiremo anche il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salvertini, perché vi dicevo La Russa visiterà anche il centro di documentazione, che come posso dire è un po' poco visto per quanto concerne le che in è stato aperto da qualche anno e non lo vediamo. Allora, rientriamo un istante per permettere a Umberto di spostarsi, eccolo qua, spostatevi pure in area interviste e poi ci ricolleghiamo per cortesia, così andiamo senza sbalzi. Vai pure Umberto, vai. Allora, adesso sì, ci spostiamo vicino al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza per i primi commenti prima dell'arrivo alla foiba di Basovizza del presidente del Senato Ignazio La Russa, che appunto ha deciso di venire alla vigilia del giorno del ricordo a rendere omaggio al monumento nazionale di Basovizza. Domani le celebrazioni anche qui in diretta su Tele4, esattamente come abbiamo fatto due settimane fa in occasione del giorno della memoria, quindi per rendere omaggio ai drammi del Novecento attraverso quelle che sono le testimonianze e i luoghi simbolo che proprio sul nostro territorio hanno di fatto segnato la drammatica storia del Novecento. Eccoci qua, siamo pronti a tornare da Umberto Bosazzi, prego Umberto. Nicole Matteoni, della Lega Nazionale, che è già, del resto dovrebbe mancare ancora un quarto d'ora al Presidente del Senato, che ripeto è previsto per le ore 11:30. Vediamo se riusciamo un attimo a chiamare un momento il Sindaco, eccolo qua, buongiorno Sindaco. Allora, non è una visita privata, no? C'è una visita con tutti i crismi, dicevamo. No, si presenta il Presidente del Senato, quando si presenta il Presidente del Senato non c'è nulla di privato, è una visita ufficiale, perché probabilmente voleva essere presente domani, ma non probabilmente è pieno di impegni, e allora arriva oggi e mi fa anche piacere, perché è una persona che conosco e che stimo. È importante, no, signor Sindaco, lo si ripete sempre, però bisogna ripeterlo anche questa volta, proprio questa giornata. Diciamo il giorno del ricordo, l'anticipiamo giusto un attimo proprio per la presenza di La Russa, però è un momento dove si riflette su quanto è successo, sempre con l'idea di, come dire, non di rimuovere, ma di partire da quello che è successo per costruire qualche cosa di nuovo. Beh, l'offesa più grande che abbiamo fatto ai 350.000 italiani era quell'oblio, quell'assoluto silenzio per 40 anni. Finalmente ne parliamo, è venuto qua Borut Pahor, Mattarella, si sono dati la mano e finalmente abbiamo tolto anche i negazionisti, perché fino a poco tempo fa
e sembrava che tutto questo fosse stato inventato, purtroppo, e dopo, ripeto, quel silenzio assoluto in funzione di Tito, quello mi dava veramente fastidio. La strada ancora da fare, ieri ne discutevamo con il presidente dell'Unione degli Istriani, passa per le scuole. Assolutamente sì, sui libri di storia non si è mai parlato di questo, ma finalmente adesso abbiamo parlato qui con questo centro di documentazione, vengono centinaia di migliaia di persone, una volta arrivavano qua e non capivano nulla né della storia né tantomeno cosa rappresentava questo luogo. Grazie sindaco, buona giornata, ci vediamo domani a questo punto. Allora vediamo chi altro abbiamo. C'è il presidente della Lega Nazionale. No? Ci dicono che probabilmente questo presidente, per cui dobbiamo spostarci nella zona a noi riservata, da quanto ho capito. Sì, io mi sposto un attimo giusto perché vedo che allora in quella zona evidentemente ci sono dei problemi alle celle telefoniche, solo in alcuni punti è possibile garantire il segnale per la copertura dello zaino della diretta, quindi ora ci posizioneremo in maniera un po' più fissa per permettervi anche di sentire i prossimi interventi. Abbiamo sentito le parole del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ha ricordato il tempo incredibile attraverso il quale si è vissuta una sorta di oblio rispetto alle notizie relative e soprattutto al ricordo di quelle vicende, di quel dramma legato alle foibe e all'esodo. Manderemo in onda anche le immagini ogni anno Tele4 fa rivedere rispetto al dramma delle foibe che insomma documentano l'orrore di quello che è stato. È giusto non omettere anche questo momento per chiarire anche a chi negò questo dramma la drammatica verità di quei fatti, di quei momenti e di quella storia che non va dimenticata. Umberto Bosazzi è ancora in diretta dalla foiba di Basovizza. È importante, credo che sia un riconoscimento di un fatto brutto accaduto nel nostro passato e che ci auguriamo che questi fatti non accadano più. Mi ero informato prima, conoscevo questa storia, però viverla qua è un'altra cosa, perché ti rendi conto di un dramma che si è consumato su questa terra. E soprattutto chiude quel periodo, lo diceva prima il sindaco, di oblio rispetto a questi fatti. Beh, non bisogna mai dimenticare, sono fatti brutti, tragici, e quindi è doveroso il ricordo dei tanti poveretti che hanno perso la vita ingiustamente. E penso che sia fondamentale ricordarle queste cose, ma soprattutto che i ragazzi, che sono già il nostro futuro, siano consapevoli di quanto siano brutte queste cose e che non si devono ripetere. Purtroppo quello che accade alle porte della nostra Europa non è un bel segnale. Grazie dottor Rusturi, buona giornata. Adesso vediamo chi ancora riesco a catturare. Ci fanno segno proprio di lasciar libera l'area, però insomma vediamo, io ci provo lo stesso, insomma, perché francamente non è che stiamo facendo niente di male. Allora, Umberto ancora sta tentando di raccogliere. Abbiamo il presidente del Consiglio. Interviste, ecco che. Andiamo un attimo. Allora, presidente, è doveroso, no, essere in questo luogo, forse verrebbe da dire non soltanto in occasione del 10 febbraio. Beh, io vengo spesso qui anche perché abbiamo i 99 finanzieri. Ah, che certo. Sono, sì, questo noi. Bisogna ricordare sempre questi momenti, non bisogna dimenticare, abbiamo l'obbligo morale di venire sempre qua. Voglio dire, di fare in modo che questi fatti non vengano dimenticati, bisogna coinvolgere i giovani.
ma sempre bisogna andare nelle scuole, i giovani bisogna portarli anche qua, perché devono vedere, devono ricordare, perché questi fatti non devono più succedere. A Trieste sono successe, ma è stata tutta una conseguenza, se è successo questo, è successo altro, ma principalmente adesso ci focalizziamo su questo, no? Io ricordo sempre, ho studiato un po' la storia dei 99 finanzieri che furono presi da Campio Marzio, poi furono portati nella ex Jugoslavia e poi furono tutti trucidati perché non tornò nessuno di questi, no? Ok, grazie allora, grazie Presidente. Credo che vediamo se riusciamo a far venire qua il consigliere Giacomelli, o se no me lo manda Presidente un attimo. Ok, grazie, facciamo così, perché c'è un servizio d'ordine, devo dire la verità, piuttosto non imponente, ma piuttosto, se posso dire, fastidioso, e quindi noi siamo nella zona riservata ai giornalisti. Adesso facciamo in modo che magari le persone vengano da noi, e si sta avvicinando il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli. Adesso sentiremo che cosa ci dirà. Tra l'altro ci sono anche delle persone che mi piacerebbe sentire, perché rappresentano le associazioni e forse anche chi l'esodo lo ha vissuto. Eccolo qua, allora chiedo scusa se impallo un attimo. Buongiorno consigliere, è importante no esserci? È sempre importante esserci, è importante oggi con un Presidente del Senato come l'Onorevole Ignazio La Russa, che fa parte di quelle persone che non hanno mai negato, che hanno sempre conosciuto questa storia. Può sembrare normale per noi triestini, per noi giuliani, eppure fino a ieri fuori dalla Venezia Giulia questa storia non si sapeva, perché non veniva raccontata. Ma esiste chi, per l'appunto anche da Milano come Ignazio La Russa, di questa storia si parlava magari in canali non ufficiali, non si trovava sui libri di storia. Oggi le cose stanno andando in modo molto diverso, questo è un bene, naturalmente però c'è ancora molto da fare. Ecco, mi perdoni se la interrompo, una delle cose su cui si discute proprio per dare un segnale in più sarebbe quella di revocare l'onorificenza che Saragat, se non mi sbaglio, alla fine degli anni 60 concesse al maresciallo Tito. Sì, assolutamente, ci sono più progetti di legge che ogni legislatura vengono depositati per questo. In Italia non è prevista la possibilità di revoca di onorificenze a qualcuno che è morto. E quindi lì va cambiata la legge subito, perché adesso questa è stata riconosciuta per quello che è, non una tragedia giuliana ma una tragedia italiana, e la Repubblica Italiana non può celebrare questa data, la Repubblica Italiana non può vedere Presidente della Repubblica qui, non può mandare le più alte istituzioni, ma contemporaneamente non muoversi per togliere l'onorificenza a chi tutto questo ha causato. I tempi sono maturi. Grazie al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli. Adesso io vedo di spostarmi un attimo, dai, dovremmo farcela, insomma, è inutile. Allora, manteniamo Umberto, non so se mi senti, per cortesia, se vuoi spostarti tu e manteniamo la postazione fissa, perché nel passaggio sgancia lo zaino. Ricordiamo ovviamente che il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana che il 10 febbraio di ogni anno ricorda i massacri delle foibe dell'esodo, che è stata istituita con legge del 30 marzo 2004. Componenti di Umberto. Associazioni, siete parenti di persone che hanno subito le foibe e l'esodo? Sì, siamo parenti di Norma Cossetto, per cui ci faceva piacere essere qui oggi e anche domani. Che cosa significa il fatto che dopo troppi anni di determinate cose si sia ricominciato a parlare, e peraltro che cosa significa il fatto che Norma Cossetto sia assunta un po' anche a simbolo di tutto ciò?
Sì, Norma è stata, come dire, un po' l'apripista di tutte queste tragedie. E secondo noi è fondamentale, importante, preziosissimo che si sia iniziata a parlare e che soprattutto si sia iniziata a dare voce alle persone che veramente hanno subito, hanno visto e vissuto sulla loro pelle queste tragedie. E anche noi come discendenti cerchiamo di portare avanti queste testimonianze. Sentiamo anche le altre signore se magari vogliono venire. Sì, buongiorno. Anche lei è una discendente di Norma Cossetto? No, io sono la nuora di un infoibato nella quale famiglia sono state infoibate altre 7 persone, 3 proprio nella nostra famiglia e gli altri 4 parenti vicini, ancora fra i primi nel 43 in Istria. La nostra associazione dei familiari degli scomparsi e infoibati in Jugoslavia da anni sta facendo ricerche su dove sono finiti i nostri cari. Ancora non abbiamo terminato, abbiamo una lista lunghissima di nomi sicuri di infoibati scomparsi mai più tornati a casa, di infoibati riesumati dai pompieri di Pola. Abbiamo un elenco lunghissimo, però ancora oggi i numeri perfetti non ci sono. E penso che sarà difficile averli anche in futuro. Ci aiuti un attimo, signora, a capire come dobbiamo rapportarci adesso e in prospettiva futura per quanto riguarda quello che è successo. Non si deve dimenticare, si deve tirare una linea, si deve ripartire. Il fatto, per esempio, glielo chiedo, che proprio davanti alla foiba Mattarella e Pacor 3 anni fa si siano stretti la mano, ha significato qualche cosa di positivo per voi oppure ha riacceso determinate cose? Perché noi che apparteniamo alla generazione successiva, ancorché figli di esuli, logicamente certe cose possiamo capirle solo a metà. A noi è dispiaciuto il fatto che Mattarella sia stato portato ad omaggiare 4 persone ree confesse di omicidi e quindi paragonati ai nostri poveri caduti, gente civile presa di notte nelle case, quindi un raffronto che non ci è piaciuto. Se di là riconosceranno quello che hanno fatto e ci daranno finalmente l'elenco delle persone che hanno fatto scomparire, questo sarà per noi un bel passo avanti. Io ancora, il mio suocero che è stato riesumato nella tomba di famiglia, lui e suo fratello, andiamo regolarmente a portare i fiori, i ceri in Istria, paghiamo le tombe tutti gli anni, quindi continuerà mio figlio, ecco. Grazie signora, grazie molte. Avete visto, dunque avete sentito anche da questa testimonianza che insomma le cose è molto dare. Naturalmente sentire queste testimonianze chiaramente di persone che hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze di quello che è stato l'infoibamento di parenti, nel caso chiaramente di Norma Cossetto, certificato ormai nella storia da tutti i dettagli, ma è forse ancora più drammatico non sapere dove, non sapere come, non sapere dove andare eventualmente a ricordarti, se non alla foiba di Basovizza, per chi invece ancora non sa dove sia successo, per altri infoibati dei quali non si sa esattamente dove si è conclusa la loro vita terrena. Umberto, ritorno da te perché mi pare venire che in, ci siamo quasi. Come dire, in favore di camera, sta arrivando? Allora, allora rimaniamo un attimo ad aspettare perché pare che la russa sia arrivato. Non so, noi ripeto, siamo stati posizionati molto distante dal luogo dell'arrivo del Presidente del Senato, ma saremo favorevolmente posizionati quando la russa arriverà appunto davanti alla foiba. Allora, ma in attesa di capire che cosa sta succedendo, io intanto chiedo a Viviana Facchinetti appunto che da
anni si occupa di queste questioni. Qual è appunto la, ormai dell'importanza si è detto, insomma, però quant'è più che altro necessario che no, è arrivato la Russa, allora è arrivato la Russa, ci sentiamo casomai dopo. Vedete che sta, c'è con lui il presidente della Lega Nazionale, c'è il sindaco, c'è anche l'assessore regionale Scocimarro. Adesso vediamo come si svolge, se la cosa viene confermata come ci hanno raccontato. Adesso la Russa passerà davanti a noi e verrà salutato anche dalle altre autorità qui presenti. Accanto alla Russa c'è anche il prefetto, e poi vedo appunto anche l'assessore Matteoni, che come sapete è anche deputato di Fratelli d'Italia. C'è anche il consigliere regionale del PD Francesco Russo, e quindi adesso vedete il corteo, insomma, che accompagna il presidente del Senato. Vediamo se riusciamo giusto un po' ad avvicinarsi. Adesso c'è il saluto con i rappresentanti delle forze dell'ordine e anche con quelli che sono i compagni di partito. Adesso ci dicono veramente dobbiamo stare oltre le transenne, ma insomma da qua possiamo comunque possiamo capire quello che sta succedendo. Adesso credo che la Russa passerà davanti a noi e qui ci sarà il momento di raccoglimento e la deposizione della corona. Poi la sosta al centro di documentazione, vedremo poi se potremo anche far vedere questi momenti durante i quali appunto la Russa parlerà con il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini, e gli verrà anche spiegato, posto che non lo sappia già, appunto che cosa significa il centro di documentazione. La Russa si sta avvicinando alla corona, ci sono i carabinieri e adesso io vediamo. Forza! Vai! Ehi,
visto che il Presidente del Senato si è inginocchiato davanti alla foiba. Adesso c'è la visita al centro di documentazione. Allora, abbiamo visto la cerimonia con cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa si è inginocchiato davanti alla corona da loro posta davanti al sacrario, al monumento della foiba di Basovizza, quella che di fatto è una tomba che ricorda un dramma terribile del Novecento, che con questa giornata, il giorno del ricordo domani, con questa anticipazione della visita del Presidente del Senato, non si vuole dimenticate. Ora tutta la componente istituzionale, il Presidente del Senato insieme al Sindaco, insieme all'Assessore Matteoni, al già Senatore Russo, a il Consigliere regionale Giacomelli di Fratelli d'Italia, visiterà il centro documentale annesso. Vediamo se riusciamo a vedere qualche immagine in diretta dell'ingresso appunto del Presidente del Senato all'interno di quello che è un museo del ricordo, così possiamo definirlo. C'è un sacco di gente al seguito, parenti degli infoibati, associazioni collegate all'esodo. Umberto, se riusciamo a collegarci per capire anche come si prosegue e com'è stato questo momento davanti alla foiba. Vai Umberto, davanti alla telecamera, ancora, per favore. Tenere ancora la linea. Dunque, a questo punto la Russa, come dicevo, dovrebbe parlerà con il Presidente della Lega Nazionale e quindi riceverà dalla Lega Nazionale un ricordo di questa sua visita, e poi appunto c'è l'incontro con la stampa. Io comincio ad avere nuovamente, devo dire la verità, problemi di audio, ma insomma, nel senso che non sento alcun ritorno da studio, ma insomma, tanto noi andiamo avanti. Ok, perfetto, noi andiamo avanti a raccontare. Vedete che all'esterno del centro di documentazione si è, vediamo, mi metto un po' davanti alla camera, così, sì, non è che sia sto gran vedere, mi rendo conto, ma insomma. Allora, se intanto Franco Torricella mostra un pochettino la gente che sta fuori ad aspettare l'uscita di La Russa, diciamo che insomma, la parte più emozionante della presenza di La Russa si è conclusa. Avete visto, il Presidente del Senato si è inginocchiato davanti alla foiba ed è un gesto abbastanza, devo dire la verità, abbastanza inusuale. Io non ricordo altre personalità che si siano inginocchiate. Avete sentito anche dai commenti che abbiamo registrato questo senso di necessità. Di necessità di ricordare. E poi c'è il grande dubbio, mettiamolo così, è come utilizzare questo ricordo, come ripartire, come ricostruire. Se da un lato la politica si sta impegnando per superare determinate problematiche, e l'esempio di Mattarella e Pacor, sia qui che al Monumento al Tigre, va sicuramente in questo senso, è anche vero che le persone più o meno direttamente interessate e dalle foibe e dall'esodo su questo sono ancora piuttosto distanti. Insomma, adesso ci stiamo preparando anche con gli altri colleghi per intervistare il Presidente del Senato una volta chiuso il
la visita al centro di documentazione, visita dalla quale siamo, insomma, la visita non prevede che vi siano telecamere. E tra un po', insomma, la Russa dovrebbe uscire. Vi ricordo che Tele4 trasmetterà anche domani la cerimonia del giorno del ricordo. La cerimonia è prevista iniziare attorno alle ore 10:30, ma noi in diretta saremo già alle 10. E quindi ancora una volta Tele4 documenta questo appuntamento. Ok, allora vado un attimo davanti. Ok, allora più che altro mi metto, giriamo la telecamera. Giriamo su di me, Franco. Allora, dicevo che Tele4 trasmetterà domani a partire dalle 10 in diretta la cerimonia del giorno del ricordo che inizierà alle ore 10:30. Non è previsto la presenza di personaggi, diciamo così, al momento, per quanto possiamo sapere, di personaggi di spicco a livello nazionale, eccetera. Fino a ieri era esclusa la presenza era categoricamente esclusa la presenza della Meloni perché impegnata in un Consiglio europeo. Il Consiglio europeo che avrebbe dovuto svolgersi fra oggi e domani in realtà con tutta probabilità si concluderà già oggi, ma penso che per tutta una serie di ragioni anche facilmente intuibili dovrebbe essere piuttosto difficile che la Meloni sia qui, se non altro per questioni che hanno a che fare con la sicurezza e con questioni di questo genere. Come sapete la cerimonia del giorno del ricordo è un po' più complessa, un pochettino più lunga rispetto a quella del giorno della memoria. C'è una santa messa, c'è una celebrazione che per certi aspetti è quella di sempre, vengono lette delle testimonianze e ci sono anche dei discorsi ufficiali. Quello che di nuovo può esserci quest'anno è che la, diciamo, scenografia della cerimonia viene modificata e anche in quel caso credo che noi giornalisti saremmo tenuti ad una certa distanza, ma questo lo scopriremo domani. Intanto sto cercando di capire che cosa sta succedendo all'interno del centro di documentazione dove continua la visita del Presidente del Senato, una visita che si annunciava breve, ma che probabilmente adesso si sta ragionevolmente prolungando. Vediamo se riusciamo a capire. Perché dentro non ci sono nemmeno i fotografi, perché i colleghi fotografi sono qua fuori, per cui neanche loro sono dentro. Probabilmente c'è gente che tanto dei selfie, questi non mancano mai. Vedete anche alcuni dei colleghi che stanno seguendo la visita. Visita che vi ricordo, chiedo scusa. Visita da parte del Presidente del Senato della Russia che avviene il giorno prima della cerimonia ufficiale del giorno del ricordo, perché domani credo la Russia sia impegnato con le celebrazioni ufficiali che si svolgono a Roma. Di solito c'è anche una celebrazione proprio al Quirinale. Certamente a Trieste, alla Foiba, c'è il momento più sentito da un punto di vista appunto emozionale, e vedremo anche domani quante saranno le scolaresche che eventualmente saranno presenti a Gorizia, perché credo che, se non vado errato, quella di domani sarà la prima cerimonia, diciamo totalmente post pandemia, se negli anni scorsi magari c'erano meno studenti e meno scolaresche perché le gite erano ancora non consigliabili, eccetera. Adesso la situazione è cambiata e quindi con tutta la probabilità ci sarà più affluenza da parte dei giovani. Staremo a vedere anche quanta gente, quanti triestini, quanti discendenti degli infoibati, quanti, eh,
quanti esuli, quanti discendenti degli esuli saranno presenti. Vedremo se anche dal punto di vista della presenza delle persone il giorno del ricordo sarà quest'anno magari più significativo di altre edizioni, chiamiamola così. C'è da dire che non sono questi discorsi futili, perché logicamente un momento come questo deve avere anche una rispondenza da parte del pubblico, e il giorno del ricordo in questo senso sta assolvendo la sua, come posso dire, la sua missione, mettiamola così, anche in tal senso. Intanto qui non vedo ancora uscire il presidente del Senato, che sta appunto parlando con, ecco, mi pare che adesso qualcosa si stia muovendo. No, sono soltanto delle persone che forse stavano al caldo, avevano bisogno un po' di uscire. Qui devo dire la verità, per essere sincero, non fa tanto freddo come temevamo, insomma. Alcuni colleghi mi guardano male, ma insomma io sono anche bardato, per dire la verità, perché non fa tanto freddo, non posso dire che faccia freddo. Ok. Vabbè, allora intanto a un collega è scattato, insomma ormai succede anche di questo quando si è fra colleghi, insomma, e quindi è così. No, il problema è che io non ho tanto freddo, ma vabbè, vediamo. A questo punto c'è da augurarsi che la russa esca il più presto possibile, anche per evitare che è il freddo e anche che io continui a dire queste cose, ma insomma questo è un altro discorso. Fra l'altro, no, vediamo se i colleghi magari hanno novità. No, non siete inquadrati. Domani arriva qualcuno di, non si sa, no? Per ora non ci sono notizie. Non ci sono notizie, quindi è come non ci sono conferme, no. Ma ok, quindi forse magari qualcuno verrà. Che poi tra l'altro è anche il titolo di un film, ma anche questo è un altro discorso. No, un film drammatico. Allora, io chiedo scusa se sto divagando, e forse sto divagando anche un po' troppo, mi rendo conto, ma insomma, qua o la russa esce o qua non so cosa succede, per dire la verità. Non so se da studio volete dire qualcosa, c'è Marco Stabile, credo. Sì. Ok, allora adesso dovrebbe subentrare giusto un attimo Marco Stabile da studio. Ok, intanto cerchiamo di capire. Ma se c'è, allora sta uscendo la Matteoni, sta uscendo anche Scocimarlo, per cui molto probabilmente adesso anche la russa starà finendo il suo giro, mi pare proprio di sì. E quindi eventualmente teniamo ancora noi la linea, Umberto, se mi senti in questo momento, proviamo a vedere di collegare. Non finirà il suo intervento, insomma, ecco, mi pare che stia uscendo, per cui teniamo noi la linea. Adesso la russa dovrebbe essere condotto qui da noi giornalisti, che stiamo appunto dietro una transenna. Eccolo qua, arriva il Presidente del Senato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Un ricordo doveroso quello che lei ha fatto oggi a Basovizza. Doveroso, ma anche profondamente sentito. Io faccio parte degli italiani, per la verità non eravamo la maggioranza, che hanno sempre conosciuto il dramma non solo delle foibe, ma anche dell'esodo doloroso dalle terre che erano italiane. E oggi appartiene, credo, a tutti gli italiani, ed è un segno importante della nostra comunità nazionale, che tende a una storia condivisa, fin tanto che
la vicenda delle foibe, la vicenda dell'esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale, credo che non si potesse parlare di storia italiana condivisa. Oggi questo mi lascia sperare su un percorso che va completato ma che è già in corso. Salvo Sabatini ha detto che richiederà una commissione d'inchiesta proprio sui silenzi della foiba. Sì, ho sentito, ho detto che lo farò valutare, naturalmente non dipende dal Presidente ma dai parlamentari, ma credo che non ci siano molti motivi, molti dubbi su quale è stata la causa dei lunghi silenzi, né quale sia stato il momento in cui questi silenzi sono stati interrotti. Io ho l'orgoglio, il profondo orgoglio di essere stato capogruppo di Alleanza Nazionale quando diede l'incarico a Roberto Menia, aiutai Roberto Menia che aveva sottoscritto la proposta di legge con cui venne istituita la giornata del ricordo, e lavorai poi affinché quella legge passasse praticamente all'unanimità, votarono contro solo 12 deputati, mi ricordo molto bene che furono solo 12, ma c'erano 12 che votarono contro, ma l'orgoglio fu di farla diventare un'occasione largamente condivisa, e conservo quel ricordo come un motivo di orgoglio personale, ma credo di crescita di tutta la comunità nazionale. Presidente, ricordiamo anche tante vittime militari in queste foibe. In queste foibe ci sono vittime innocenti, militari per motivi di ideologia, ma più semplicemente la verità è perché erano italiani. Questa è la vera causa che scatenò l'odio titino, l'odio dei comunisti che avevano, per carità, vinto la guerra, avevano motivi di revanchismo, tutto quello che volete, ma che scatenarono qui un odio bestiale che giustamente oggi viene ricordato per quello che fu, non solo da noi, ma anche dai paesi, dalle nazioni che oggi sono vicine all'Italia e che insieme ricordano come un qualcosa che non debba mai più ripetersi, l'odio che c'è stato tra i popoli e l'odio che c'è stato nei confronti degli italiani. In questo senso si può arrivare al ritiro dell'onorificenza Tito? Non dipende da me, dipendesse da me l'avremmo già fatto. L'impegno di Mattarella con il presidente Pacor qua, quando è venuto, quanto è stato importante, e anche sempre si chiede anche la presenza del presidente croato qua. È quello che cercavo di dire prima, oggi sia l'Italia, sia la Croazia, sia il presidente Mattarella che il presidente croato, sia i nostri popoli amici hanno ben chiaro quello che significarono le foibe, che significò l'esodo dalla Dalmazia, da Istria e da Fiume, e questo è un segno di crescita e di amicizia rinnovata tra noi, la Croazia e i popoli che un giorno erano nemici. Il Consiglio regionale del Veneto va ha bene, approvato... Va bene, grazie. Ok, va bene. Allora, questo ci ha dichiarato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha chiuso quindi la sua visita alla Foiba di Trieste, una visita alla Foiba di Trieste che anticipa le celebrazioni, le commemorazioni di domani del giorno del ricordo. Come ho detto prima, Tele4 trasmetterà in diretta queste celebrazioni. Ci collegheremo già a partire dalle 10, l'inizio della commemorazione solenne è previsto alle 10.30. Non so se da studio ci sono delle domande. Sì, Umberto, mi senti? Allora, sì, abbastanza. Ecco, Umberto, allora io direi di sottolineare una cosa. Pronto? Intanto sull'onorificenza a Tito, il ritiro chiesto da più parti, La Russa ha detto dipendesse da me, l'avrei già fatto, primo discorso. Secondo l'avrei discorso, già, sì. Sì. Quel gesto di inginocchiarsi davanti alla foiba di Basovizza, sì, è il simbolo di questa visita.
E il simbolo di questa visita è, io vado un po' a memoria, devo essere sincero, ma non mi ricordo di altri gesti così, così notevoli e così importanti, però ripeto, posso sbagliarmi. È stato un momento molto, molto particolare, avvenuto come abbiamo testimoniato proprio nel silenzio, sia diciamo eseguito sia anche rispettato un pochettino giustamente da tutti. È stata una visita molto molto rapida, però come dicevo all'inizio non è stata soltanto una visita, non è una visita privata, non è una visita di cortesia, è una visita che lascia un segno, e il segno è rappresentato proprio da quel gesto di inginocchiarsi davanti alla foiba. Io credo che abbiamo finito il collegamento. Marco, dimmi tu, perché non... Sì, certo. Allora concludiamo qui il collegamento. Grazie tante a Umberto Bosazzi e a Franco Torricella della foiba di Basovizza. Ci saremo di nuovo domani dopo Sveglia Trieste dalle 10, si va avanti in diretta per arrivare alla celebrazione vera e propria del giorno del ricordo, anticipata oggi dalla visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa il giorno prima, per rendere la propria testimonianza in occasione del giorno ricordo. Domani Tele 4 di nuovo in diretta dopo Sveglia Trieste, si prosegue dalle 10 in poi. Grazie ancora a tutti, noi ci vediamo alle ore 13 e naturalmente ampio spazio nel TG di quest'oggi, in quello della sera e a Ring, a tutte le questioni collegate al giorno del ricordo.